Ciao a tutti, oggi facciamo assieme un progetto semplicissimo e super veloce che può valere non solo per San Valentino ma anche per la festa della mamma o del papà o in generale per fare un dolcissimo regalo ai vostri amici del cuore. Per questo progetto ci servono delle foto, io le ho prese dai giornali, non sono mie, dei cartoncini o fogli colorati di vario tipo, forbice, colla, dei cioccolatini e una scatolina. Se le avete e volete essere molto precisi potete aiutarvi con righelli o squadre. Se non avete una scatolina la potete fare voi, in questo caso io ho trovato questa, ma non mi piace molto il coperchio, quindi ho deciso di rivestirla. Potete ovviamente farlo anche voi con le scatoline che trovate in casa. Da un cartoncino zigrinato vado a ritagliare un cuore che ovviamente si può sostituire con qualsiasi sticker o decorazione abbiate in casa. Il mio contenitore è quadrato, quindi vado a prendere con il righello la misura del lato, in questo caso 9 cm, e lo riporto sul cartoncino. Ritaglierò semplicemente una striscia di 9 cm di larghezza, lunga quanto voglio, dipende ovviamente da quante foto voglio metterci. Levo giusto un paio di millimetri per far alloggiare comodamente il cartoncino all'interno. Ho fatto due strisce di modo da attaccarne una dietro l'altra e ora le vado a piegare a fisarmonica. Ovviamente ogni piega sarà della grandezza di 9x9 cm circa, esattamente come il quadrato interno della scatola. Finalmente è il turno delle foto, dobbiamo solo ritagliarle e incollarle nella parte interna della fisarmonica. Potete ritagliarle quadrate, rettangolari, con delle forme strane o anche incollarle un po' storte per dare un po' di movimento alla composizione. Come detto prima, non è solo un regalo di San Valentino, quindi non solo foto di coppia, ma può essere regalato a chiunque, quindi potete mettere la foto col vostro migliore amico, col vostro cane, con la vostra famiglia. Sbizzarritevi a trovare le foto che più significano per voi, per le persone più importanti. Dopo aver sistemato le foto, incolliamo il nostro mini album al fondo della scatola. E visto che la dolcezza non basta mai per le persone che amiamo, riempiamo la scatolina di cioccolatini. Io spero che questa idea vi sia piaciuta, piacerà sicuramente a chi verrà regalata, perché quando avrà finito i cioccolatini troverà una sorpresa tenerissima e fatta col cuore ad aspettarlo. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e a chi lo regalereste e vi ricordo che a fine video trovate tutti i riferimenti per trovarmi sugli altri social o scrivermi una letterina se volete. Io vi lascio un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!